ma ci sono due rupi, una contro l'altra, come due arieti. E gli studiosi sudafricani hanno riconosciuto in questa descrizione succinta ma incisiva, hanno riconosciuto il punto, le cascate Murchison. Io le ho viste, è una cosa da lasciare basiti, senza fiato, perché la potenza di quella enorme pressione che c'è nel catino occupato da questo mare interno, quasi potremmo dire, cioè il lago Vittoria, spingono con una tale potenza che l'acqua si polverizza, si vaporizza, diventano una nube bianca, accecante, che poi precipita a creare il braccio sorgentifero del Nilo. Ma pensate ai nostri antenati che risalgono il Nilo. Perché sono controcorrente. Appunto. Prego. Risalgono il Nilo fino lassù. È lontanissimo quel posto da dove loro sono partiti, cioè da Alessandria d'Egitto. È veramente incredibile. Nel libro leggerete come Valerio Massimo Manfredi ipotizza loro abbiano potuto fare questa avventura incredibile, con delle barche che si possono smontare, perché nel Nilo ci sono le cateratte e non si possono, visto che stiamo andando controcorrente, non è che posso salire la cateratta. La cateratta è un salto. È un salto, però io sto andando in giù così, ma se tu vai controcorrente dovresti saltare, è impossibile. È impossibile. E loro smontavano queste imbarcazioni, le facevano passare su terra per poi rimontarle a monte della cateratta. È incredibile. Questo è avvenuto tra 62 e 67 d.C. Se pensiamo che solo nel 1937 poi effettivamente scoprono, il nome è Burckhardt, il tedesco, scopre le fonti effettive del Nilo, nel 62 dopo Cristo, sono 2000 anni quasi, quindi queste persone hanno attraversato quasi un mezzo continente. Anche di più, sì. Quindi pensate cosa hanno compiuto e cosa possono aver visto, perché questo libro è assolutamente, allora, un libro che vi farà innamorare dei personaggi, ma contiene tutto, contiene geografia, avventura, storia, emozioni e natura, ecologia, perché queste persone hanno visto una natura totalmente incontaminata e Valerio Massimo Manfredi tenta di ricostruire le emozioni che possono aver vissuto nel vedere queste mandrie incredibili di zebre, di... Erano, bisogna immaginare un mare di animali. Il Kilimangiaro è un vulcano spento, con tre coni eruttivi che per il momento tacciono. E bisogna immaginare queste cime, perché ce ne sono altri due, c'è il Ruvenzori, il Kilimangiaro e il... qual è il terzo? Aspetta, vabbè, sono un po'... il Kilimangiaro, il Ruvenzori e il Kenya. Emergevano su un mare di corna, di criniere, il suolo tremava sotto il tamburellare di milioni di zoccoli. Era un mondo che noi abbiamo perduto per sempre. E loro l'hanno visto. E loro l'hanno molto probabilmente
volse lo sguardo a Varea per scoprire un'emozione che temeva. «Hai visto anche tu?» domandò. «Che cosa?» «Un gigante nero. Le sue tracce arrivano fin qui e poi tornano indietro. Era un'ombra che abbiamo creduto di vedere. È quello che può succedere quando si è udita la voce del colosso che piange.» Continuarono a parlare nello sconfinato silenzio del deserto. I loro erano due mondi separati da millenni e millenni e da distanze infinite. Nelle loro parole c'erano molti perché, dall'uno e dall'altra, e lunghi silenzi che solo il vento e le voci del deserto potevano interrompere. Non immaginava Voreno che bruni messaggeri osservassero da remoti nascondigli per poi riferire ad altri messaggeri. Il deserto non sembrava non finire mai, ma lungo il fiume c'era sempre vita e anche morte, mostri, coccodrilli, serpenti, ippopotami. Immaginate uomini italiani. Sì, italiani. No? Uomini italiani che hanno attraversato il deserto, hanno risalito un fiume che sembrava non finire mai, hanno visto milioni di animali, mandrie immense, infinite. La storia che vi racconto qui inizia con un gruppo di romani che stanno dando la caccia agli animali selvatici per portarli a Roma e farli combattere nelle arene. E ognuno di quegli animali sarebbe stato portato là. Leopardi, leoni, i leoni dalla criniera nera, che non ci sono più. Ognuno di loro era una creatura selvaggia, ma la più selvaggia di tutte era nell'ultimo carro, una ragazza dalla pelle nera, bellissima, seminuda, che andava lei in cerca di qualcosa. Quel gigante nero, quell'Ercole nero di cui vi ho dato una fugace immagine, portava al collo lo stesso medaglione che portava lei, perché lei era la regina di una misteriosa tribù nel cuore dell'Africa, unica discendente dell'antica madre. E sapete chi è l'antica madre? È Lucy. E lei non poteva sposare nient'altro, nessun altro, che questo Ercole nero, il quale, se lei era discendente dell'antica madre, lui era discendente di un eroe nero che si chiamava Memnone, e al quale un poeta di cui non conosciamo, credo, nemmeno il nome, aveva dedicato un poema che si chiamava Etiopide. Etiope per noi è un abitante dell'Etiopia, che è una nazione, uno stato. No, a quel tempo Etiope significava Aitiops, vuol dire faccia bruciata. Nel concetto che avevano gli antichi di questa terra che chiamavano Africa, la concepivano come una appendice dell'Asia,
E poiché la guerra di Troia fu una vera e propria guerra mondiale, l'Occidente con i guerrieri dagli occhi azzurri e i capelli biondi come Achille, e dall'altra parte tutte le nazioni orientali. E siccome l'Africa doveva essere una nazione orientale, perché era un'appendice dell'Oriente, ecco che l'Ercole Nero radunò un'armata di guerrieri neri per andare in soccorso del re Priamo. E questo è tutto in un poema. E che non esiste più. Non sappiamo come fosse. Non sappiamo come fosse. Ma pensate, il ciclo troiano conteneva circa 10 poemi per più di 100.000 versi. E Memnone era un eroe, lui che era nero, esattamente come Achille che era biondo. E pensate, Omero stesso cita questo poema perduto. Quando il re Nestore accoglie Telemaco, che è partito in cerca di notizie di suo padre, non di suo padre, di notizie, e il re Nestore gli dice: vai in Peloponneso, vai dentro. Menelao è tornato da poco tempo, forse lui sa qualcosa. E lui, accompagnato dal figlio più aitante, più forte di Nestore, Pisistrato, arrivano alla reggia di Menelao, ma non sa nulla, non ha niente da dirgli. Dice: sai, tuo padre a un certo punto, sai, io gli volevo molto bene, era un mio grande amico, e volevo regalargli delle città lungo la costa, così quando fossimo diventati vecchi ci saremmo trovati a raccontare i tempi che furono. Telemaco torna con le mani vuote, e perché Menelao gli aveva detto: quando partimmo c'era anche lui nel nostro gruppo, ma un giorno lo vidi virare di bordo e tornare indietro contro il vento e contro i marosi. Non l'ho mai più visto. Lui torna, va per salutare il re Nestore e gli dice: non ho trovato nessuna traccia. E piange. E Nestore dice: tu piangi? Cosa dovrei fare io, che ho visto mio figlio Antiloco, il mio prediletto, cadere sotto i colpi di Memnone? Evidentemente è una scena presa dall'Etiopide. È pazzesco, è incredibile, è meravigliosamente bello e triste. Queste sono le nostre radici. Noi siamo quelli. Noi siamo quelli che hanno udito suonare i versi di Dante dalla sua stessa voce, che hanno visto Michelangelo scolpire la Pietà, la Vergine che regge un corpo inerte. Questi siamo noi. Noi che abbiamo 28 secoli di storia. Noi che abbiamo percorso tutti i sentieri della civiltà, in tutto il nostro paese. Andate dove volete, dove vi pare, nei monti, nelle valli, nelle pianure, risalite i fiumi o discendeteli. Dovunque
troverete il filo rosso della civiltà, mai interrotto, mai spezzato. Questi siamo noi. Mentre vi raccontavo, ho fatto cambiare l'immagine, perché quella che prima era l'immagine della copertina, era la nostra Valea, e invece adesso abbiamo l'immagine del percorso che la spedizione ha fatto fino ad arrivare... Presumibile. Stavo parlando dentro al bicchiere. Forse presumibile, fino qua, vedete, arrivare ai Monti della Luna. Vedete, 5 caterate. Quelle lì. E quindi e loro, il fiume va da qui verso il mare e invece loro l'hanno percorso in senso inverso, e quindi una grande, soprattutto nel 62 d.C., veramente un'avventura oltre ogni limite, un'avventura senza limiti. Oggi li chiameremmo avventurieri no limits. È vero. E poi, vedete, non furono i soli. C'è stata un'altra spedizione che ha disceso il Niger ed è arrivata nel Golfo di Guinea, qui, scendendo il fiume comodamente. Facile. Sì. Facile. Ma lì c'era un altro mistero. Perché il Nilo va su e quell'altro va giù? Per loro era un mistero, loro non potevano capire cos'erano i mutamenti della superficie della Terra, cos'era la forza di gravità, eccetera, eccetera, tutte cose che noi sappiamo, ma dobbiamo anche capire come siamo arrivati fin qui, perché prima ci sono stati quegli uomini audacissimi, formidabili nelle energie, nella disciplina, nella forza inesauribile delle loro membra. Questo vuol dire, questi siamo noi. E io mi ricordo una volta ero in Francia e con un gruppo, io non vado mai coi gruppi se non è il mio gruppo, comunque non mi ricordo perché mi trovavo lì, e c'era una guida francese che spiegava le Pont du Gard, cioè uno dei più belli acquedotti romani, romanissimi, di tutto l'Occidente. E questo diceva, pensons c'était construit par le gallo romain. Dico scusi, quale gallo? Forse hanno fornito la mano d'opera, ma gli ingegneri erano romani, perché questo acquedotto ha una pendenza di 0,2 per mille, sempre costante, perché quella velocità è sufficiente perché l'acqua non ristagni e non si inquini, ma al tempo stesso non rovini il letto o le tubature in terracotta che trasportano l'acqua. Ditemi voi quali galli sono capaci di costruire una pendenza di quel genere. Ma che cosa mi racconta? Volevo dire, vi siete dovuti inventare Asterix per rivendicare la sconfitta, per vendicare la sconfitta subita da Giulio Cesare. Vi siete dovuti inventare Asterix,
che però non osa neanche lui spingersi troppo in là. Vedete, c'è un fatto molto importante in tutto ciò. Si chiama autostima. Avete fatto caso che gli italiani, voi anche voi, sono sicuro che l'avete fatto, parlano sempre male di se stessi e del loro paese? Ci avete mai fatto caso? L'avete fatto anche voi, sapete, perché io vi ascolto, non voi personalmente, ma tutti quelli come voi e come me, con una piccola differenza. Io mai, mai e poi mai parlerò e ho parlato male del mio paese e nemmeno del mio popolo. Per un semplice motivo che non ha senso. Che non ha senso. Cioè, sapete chi ha inventato il personal computer? Non sto parlando della lampadina. Noi, un ingegnere dell'Olivetti. Sapete chi ha inventato il chip senza il quale non esisterebbe nessun computer? Un ingegnere veneto. Chi ha inventato tutte le forme di comunicazione? Noi. Telefono, telegrafo, eccetera, eccetera. Tutte le forme di energia. Il reattore nucleare. E tutte le manifestazioni della tecnologia moderna. Io sono andato a vedere una volta quell'incredibile complesso tecnico-scientifico che c'è a Ginevra. È un cerchio di chilometri e chilometri e chilometri. Da una parte e dall'altra ci sono i due rivelatori di collisione. Sono due macchine mostruose. Una pesa 12.000 tonnellate, l'altra ne pesa 9.000 ed è diretta da una signora, molto carina devo dire, con bellissime gambe perché lei tutte le mattine fa jogging. La signora Gianotti, che ha fatto il liceo classico a Milano. Quando si decisero a fare questo, pensate che noi schieriamo 600 fisici laggiù sottoterra, 600, non uno, non 10, 600. Quando fecero i progetti e li mandarono per tutto il mondo alle migliori aziende per chiedere se se la sentivano di realizzarli, la risposta fu molto semplice: impossible. Poi si misero a interrogare delle aziende italiane, pensate, dopo Breda e le altre, le quali dissero, beh, proviamoci. Fu necessario costruire dei mezzi di trasporto dal nulla che fossero in grado di trascinare i pezzi di quelle macchine e poi calarli uno dopo gli altri sottoterra e poi di riassemblarli. E la signora Gianotti è quella che ha scoperto la cosiddetta parcella di Dio, particella di Dio. L'origine della materia. Una ragazza che sembra
che dovesse più dedicarsi, non so, al tennis. È un genio. È probabilmente figlia di geni. Avete presente il professor Carlo Rubbia? Mi ricordo una sera in una trasmissione televisiva, credo che fosse quella di Bruno Vespa, e cioè Porta a Porta, e c'era una discussione molto, molto accesa sul fatto che poi in Italia si mettono in certi luoghi, in certi incarichi, sono le persone che sono raccomandate da qualcuno, da un partito, eccetera, eccetera. E c'era lì un dirigente del Partito Comunista, tanto lo immaginate subito chi era, il quale disse: beh, se devo dirvi la mia esperienza è la seguente. Esaminavamo tutti questi candidati. Quando arrivai e vidi che Carlo Rubbia non aveva in tasca una tessera di partito, ma un premio Nobel, mi è sembrato sufficiente. Voglio dire, non è vero che siamo quegli incapaci, pasticcioni, ciarlatani, come spesso crediamo di essere, e non lo siamo mai stati. Abbiamo inventato noi le scienze politiche. Un signore che si chiamava Niccolò Machiavelli, che ha separato la scienza politica dalla religione, dalla tradizione e quant'altro. L'autostima è importante, amici miei. Io non ho mai, mai ingoiato una presa in giro, una beffa che riguardasse la mia nazione, il mio popolo e il mio paese. Mai. Mai. Una volta ero in Giordania, stavamo girando un programma televisivo culturale che io allora presentavo, e eravamo stanchi morti. Arrivavamo, si vedeva laggiù la faglia, no? Che arriva poi fino all'Africa centrale, e dove c'è il Mar Morto. Di fianco c'era un enorme albergone con centinaia di persone. La nostra produttrice dice: ragazzi, giù subito, e quando siamo giù subito al ristorante, perché le cucine chiudono. Va bene. Appena arriviamo, ci affrettiamo verso i tavoli, che erano in gran parte ancora occupati. Il cameriere che ci faceva strada si volta, io ero subito dopo di lui, e dice: where are you from? Dico: from Italy. E lui dice: ah, mafia, mafia. Non c'è voluto altro, ho cominciato a gridare: I want the director of this fucking place now! È diventato verde. Arriva la direttrice, tutta ansimante: cos'è successo? E dice: Manfredi si è incazzato. Ma perché? Cos'è successo? Questo idiota mi ha insultato. Arriva intanto il direttore e dice: perché? Dico: mi ha insultato, ripeto, mi ha insultato. E gli racconto:
dice, but you know, this was a joke, era una battuta. Oh, it was a joke. You know, I know a lot of jokes about Jewish people. Would you like to listen some of those? Gli ho detto, se volete, io di barzellette sugli ebrei ne so una quantità. Vi andrebbe che ve ne raccontassi qualcuna? Io domani sera sarò a cena con il suo ministro del turismo e gli racconterò come sono stato accolto in questo fottuto albergo. Era verde anche lui. Hai un potere? No, scusa, ma perché? Perché io devo sopportare un insulto senza alcun motivo. Senza alcun motivo. E se lo fa, avrà quello che merita. Avrà quello che merita. Un'altra volta ad Atene pioveva a catinelle e non si fermava neanche un taxi. Finalmente se ne ferma uno, saliamo, stessa cosa, il taxi driver mi fa oh, where are you from? From Italy. Ah, stessa cosa. Ho detto stop this car, idiot. Questo si infuria come una bestia e dice via di qua. Io dico un momento, devo prendere il tuo numero di taxi e il tuo nome, ta, 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 ta. Poi arriviamo come Dio volle in albergo, chiamo il mio editore greco. Angela, sono Valerio. Oh, che bella sorpresa! Dico, bella sorpresa un corno. Ma perché? Perché questo e questo. Il giorno dopo era in un trafiletto ben visibile sul più diffuso giornale della capitale. Lo scrittore Valerio Massimo Manfrede è insultato e buttato sulla strada sotto l'infuriare di un temporale. Beh, gli hanno sospeso la licenza per 6 mesi. Wow. Quel coglione non lo farà più. E se avessi insistito, gli avrei cambiato i connotati. Neanche sua madre lo avrebbe riconosciuto. Simpatico. Che conferenza è questa qui? No, questa non è una conferenza, questa non è una presentazione di un libro, questo è molto oltre, penso che siate d'accordo con me, vero? Sì. No, questo vi ho detto di che cosa si tratta, vi ho detto di che cosa si tratta e il resto l'ho fatto io. No, perché per un semplice motivo, per un semplice motivo, vedete, quando non c'è più il supporto delle fonti, e qui, e che fonti? Seneca. Di più di questo non si può desiderare. Che ha parlato con il centurione e l'ha scritto. Ma è inaudito, è una cosa incredibile. Allora cosa fai? La storia delle navi che vengono smontate, che mi ha appassionato tantissimo, è spiegata in portate in terra, caricate sui carri, trasportate a monte, come giustamente ha detto Eva poco fa, rimontate, riassemblate, varate a monte della cataratta per 5 volte. Ma io ho visto, come vi ho detto prima, coi miei occhi, nel fasciame della nave fenicio-punica di Marsala, ho visto le lettere dell'alfabeto combaciate per indicare dove dovevi mettere gli incastri. E come altrimenti avrebbero potuto. Cioè, se è inventato, però è verosimile. Questo è il discorso, no? Cioè, è vero che l'autore di narrativa può inventare qualunque cosa, anche i ciclopi, anche le sirene, come ha fatto Omero. Se lo fa Omero, possiamo fare anche noi.
Perché ci sono questi tre, Omero, Virgilio, Dante. Sono tutti e tre italiani. Come sarà? Amici miei, come sarà? Perché noi siamo quello che siamo e ci siamo solo noi. Dobbiamo smetterla di parlare sempre male di noi. Che siamo un popolo che in 15 anni ha ricostruito un intero paese raso al suolo. Ora, in questa, per esempio, quella tecnica lì, altro esempio, quella tecnica di assemblaggio è descritta ampiamente da Ariano quando Alessandro manda a dire ai Tiri, manda a dire, mi servono 60 navi, 60 navi. Voi sapete come si fa? Vi siete mai domandati come dopo un massacro, un disastro, intere flotte affondate, i cartaginesi in pochi mesi le ricostruiscono e le rimettono in mare? Com'è possibile se non c'è un segreto? Ma dove stavano i segreti? Nell'isola dell'ammiragliato.